Buongiorno a tutte, oggi vorrei farvi vedere questo costume che ho realizzato in cotone e con un filo laminato argento. Io l'ho pensato più come un costume da aperitivo in spiaggia o da festa in spiaggia, da party in spiaggia, e motivo per cui ho scelto di realizzarlo in cotone e non con un filato diverso. Il cotone, ovviamente, se decidete di fare il bagno, impiegherà parecchio tempo ad asciugare. Questo motivo per cui vi dico che l'ho pensato più per una festa in spiaggia. Io ho realizzato sia la parte bassa, sia lo slip, sia la parte alta del reggiseno. Ho fatto un reggiseno a triangolo regolabile, quindi una volta che avete individuato qual è la dimensione adatta al vostro seno, il resto della realizzazione è veramente molto semplice e anche molto divertente. E a questo punto vediamo quali sono i materiali necessari e soprattutto vi auguro buon divertimento. Ciao! Ora che vi siete procurate tutto il materiale, partiamo con le catenelle. Nel mio caso avvierò 16 catenelle. Io ho una taglia piccola, ho una seconda e per me sono sufficienti 16 catenelle. Vi consiglio, per regolarvi a seconda della taglia, eventualmente di farvi un campione. Quindi una, due, tre. Sedici. Ora che siamo arrivati alla sedicesima catenella, ne lavoriamo altre due aggiuntive. Una e due. Ora carichiamo il filo, entriamo nella sedicesima catenella, lo portiamo fuori, lo carichiamo nuovamente. E lavoriamo le asole a 2 a 2, quindi 2, carico, altre 2. Abbiamo fatto la prima maglia alta. Lavoriamo a maglie alte l'intera catenella che abbiamo fatto. Siamo quasi giunte alla fine, abbiamo le ultime due maglie da lavorare. L'ultima. Ok. Ora facciamo 2 catenelle. Una, 2, giriamo il lavoro, carichiamo il filo, rientriamo nella prima maglia alta sottostante e lavoriamo altre maglie alte. Lavoriamo maglie alte fino ad arrivare alla fine, in questo punto, nell'ultima maglia alta che abbiamo lavorato. Siamo arrivati all'ultima maglia, quindi carichiamo il filo, lavoriamo l'ultima maglia alla fine. Dopodiché, in questo cappietto che abbiamo formato all'inizio con le due catenelle iniziali aggiuntive che avevamo fatto, lavoreremo due maglie alte all'interno di questo buchino, che non si vede adesso, ma si vedrà dopo. All'interno di questo buchino lavoreremo due maglie alte, due catenelle e altre due maglie alte per poi proseguire a maglie alte anche da questo lato. Quindi carichiamo il filo, entriamo, lo portiamo fuori e facciamo la prima maglia alta. Ne facciamo una seconda. Facciamo
Facciamo 2 catenelle, una, due, e facciamo altre 2 maglie alte. Una e due. Ora facciamo la strada di ritorno, sempre a maglie alte, su ciascuna maglia alta sottostante. Siamo arrivati all'ultima maglia in fondo. Facciamo 2 catenelle, giriamo il lavoro e torniamo indietro, lavorando sempre a maglie alte in questo modo. Continuiamo a lavorare le maglie alte sopra ogni maglia alta che si presenta, quindi anche sopra le 2 maglie alte che avevamo lavorato all'interno delle 2 catenelle iniziali che avevano lasciato quel piccolo spazietto. Ok, ora che siamo arrivati qui, procediamo con lo stesso meccanismo che abbiamo utilizzato prima. Quindi lavoriamo all'interno del buchetto 2 maglie alte, una e due, facciamo 2 catenelle, una, due, e lavoriamo altre 2 maglie alte. Vedete che ora è molto più semplice lavorare all'interno del buchetto perché è un po' più ampio. Torniamo indietro lavorando a maglie alte fino alla fine. Poi faremo nuovamente le 2 catenelle e torneremo indietro, lavorando sempre il buchetto in questo modo, con 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte all'interno. Vi faccio vedere, io per la mia taglia appunto sono arrivata a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 buchetti. Quando sarete arrivate a questo punto, ci rivediamo per lavorare il laccio che andrà a legarsi dietro il collo. A tra poco. Bene, io sto lavorando il mio decimo, quello che per me è il decimo e ultimo giro. Ho quasi finito, nel senso che sono arrivata quasi in cima. E da qui ora lavoreremo il laccio che andrà a legarsi dietro il collo. Ok, ultima. Bene, facciamo le classiche 2 maglie alte all'interno del buchino, una e due, e lavoriamo ora una catenella sufficientemente lunga per essere agevolmente legata dietro il collo.
Molto bene, ho lavorato 120 catenelle, per me erano sufficienti e se ritenete potete farla più lunga o più corta. Ora inizia una parte un po' noiosa perché queste 120 catenelle dobbiamo lavorarle tutte a maglia bassa. Quindi procediamo. Entriamo nella catenella penultima, portiamo fuori il filo e lo lavoriamo in questo modo. Portiamo fuori il filo. Carichiamo e usciamo da entrambe le asole. Entriamo nella catenella successiva, portiamo fuori il filo, carichiamo e lavoriamo entrambe le asole. Questo fino alla fine per tutte e 120 le catenelle che abbiamo lavorato. In questo modo. Ci rivediamo più tardi. Bene, siamo agli sgoccioli. Abbiamo quasi finito di fare il laccio. Facciamo le ultime maglie. Ora procediamo facendo le due maglie alte all'interno del nostro buchetto. Una e due. E lavoriamo l'ultima parte di maglie alte fino alla fine. Siamo alla fine, lavoriamo le ultime maglie. Benissimo. A questo punto la coppa risulta in questo modo. Cosa dobbiamo fare ora? Dobbiamo lavorare la parte sotto nella quale faremo passare il laccio che si lega dietro la schiena. E lo facciamo subito. Facciamo a questo punto 3 catenelle, una, due, tre, che vanno a fare la mia parte dritta. E poi ne facciamo altre 3. Una, due, tre, che vanno a fare la linea di passaggio per entrare in questo buchetto. Quindi carichiamo il filo, facciamo una maglia alta, lo portiamo fuori. Opla. Ed ecco qui, è venuto fuori il primo buco. Facciamo altre 3 catenelle, una, due, 3, carichiamo il filo e vediamo di entrare su qui. Potete entrare un po', dovete un po' vedere voi dove c'è lo spazio per entrare. L'importante è che non sia troppo lontano e quindi le 3 catenelle che abbiamo fatto a questo punto non tirino troppo. 1, 2, 3. Carichiamo il filo ed entriamo, vediamo per esempio qui. Facciamo una maglia alta, 3 catenelle, una, due, tre, maglia alta, vediamo di entrare per esempio qui. Una, due, tre. Andiamo ad agganciarci proprio qui nell'angolino.
A questo punto, se lo desiderate, potete fare un giro di ritorno a maglie basse, oppure potete anche lasciare così. Ora che abbiamo concluso la parte centrale della coppa in cotone, procediamo con la lavorazione con il filo laminato. Quindi andiamo a portarlo dentro, proprio qui dal primo punto. Questo modo e lo allacciamo subito così. Poi su ciascuna maglia alta della lavorazione andiamo a fare con il filo laminato una maglia bassa. Quindi facciamo un intero giro a maglie basse in questo modo. Bene, siamo quasi arrivati in cima. Qui dobbiamo fare, una volta arrivati sopra al cordino che ci servirà per legare le coppe dietro il collo, legare il reggiseno dietro il collo, dobbiamo lavorare su queste maglie che sono in superficie per fare le nostre maglie basse. Lavoriamo su queste maglie che si presentano così in superficie. Ce ne sono, dovreste vedere, tre fili. Uno l'ho appena lavorato, poi c'è un secondo qui in questo punto e il terzo che è l'ultimo. Dobbiamo entrare all'interno di questi tre fili, anche se dovesse essere un po' difficoltoso. Da questo momento la coppa ha un dritto e un rovescio, perché questo sarà il nostro dritto. A questo punto, vedete che abbiamo concluso, possiamo partire di nuovo da qui con le maglie alte. E come vedete, abbiamo fatto una lavorazione in rilievo sopra al cordino. Da questo momento, ovviamente, questo sarà il dritto della nostra coppa e questo, ovviamente, sarà il rovescio. Procediamo a maglie basse fino alla fine. Ok, giunti infine facciamo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e giriamo il lavoro. Ora lavoreremo degli archetti. Questo primo archetto da 7 catenelle e in seguito faremo archetti da 5 catenelle che andranno chiusi nella quarta maglia. Quindi saltiamo una maglia, saltiamo la seconda, saltiamo la terza ed entriamo nella quarta con una maglia bassa. Ora, come vi dicevo, facciamo archetti da 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5 ed entriamo sempre nella quarta maglia, ne saltiamo 3 ed entriamo nella quarta. Quindi saltiamo 1, 2, 3, entriamo nella quarta e chiudiamo sempre, ci agganciamo con una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo 1, 2, 3, entriamo nella quarta e chiudiamo con una maglia bassa. Procediamo in questo senso fino ad aver completato tutto il giro. Ultimo archetto. Ora noi abbiamo solo tre maglie, poco male, insomma, non
Non succede niente, andiamo a chiuderci comunque in questo modo, anche perché questa ultima parte sarà praticamente invisibile perché sarà coperta dal laccio che andrà a legarsi dietro la schiena, perciò assolutamente non vi preoccupate. A questo punto abbiamo chiuso tutti gli archetti, facciamo altre 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Giriamo il lavoro, entriamo dentro al primo archetto che incontriamo, così, e facciamo una maglia bassa. Ora carichiamo il filo, entriamo nel secondo archetto che incontriamo, portiamo fuori e lavoriamo una maglia alta. Questa maglia alta è la prima di 8. Lavoriamo all'interno di questo secondo archetto che ci si presenta 8 maglie alte. Quindi una l'abbiamo fatta, 2, 3, 4, 5. Sei, sette, otto. Concluse le 8 maglie, andiamo a chiuderle nell'archetto successivo con una maglia bassa. Questo modulo di 5 catenelle più le 8 maglie alte nell'archetto successivo è quello che dovremo ripetere per tutto il giro. Quindi a questo punto cosa faccio? Faccio le 5 catenelle del nostro archetto, 1, 2, 3, 4, 5, mi porto nell'archetto successivo e le chiudo con una maglia bassa. Da qui inizio a lavorare le 8 maglie alte che vanno nell'archetto ancora successivo. Una, due, tre, quattro, cinque. 6, 7, 8. Chiudiamo nell'archetto successivo con una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa e da qui partiamo nuovamente con le 8 maglie alte. Siamo arrivati all'ultimo archetto da 8 maglie alte. Una, due, 3, 4, 4, 5. Questo archetto andiamo a chiuderlo su se stesso sostanzialmente,
con una maglia bassissima. Scusate, lo faccio rivedere. Entriamo a chiuderlo su se stesso con una maglia bassissima. In realtà questa lavorazione sarebbe una lavorazione che richiede punti multipli di 12. Noi non volevamo assolutamente questo vincolo perché ci avrebbe impedito di fare quello che dobbiamo fare e quindi qui alla fine un pochino bisogna arrabattarsi sostanzialmente. Detto questo, vi faccio vedere qual è la lavorazione che deve risultare. Dovrete avere un ventaglio formato da 8 maglie alte e un archetto, un ventaglio e un archetto, un ventaglio e un archetto e così via per tutto il giro che abbiamo fatto. Ora, che siamo arrivati qui, cosa facciamo? Facciamo 2 catenelle, una, due, giriamo il lavoro. Ed entriamo e ne facciamo altre 3. Una, due, tre. Entriamo nella terza e facciamo una maglia bassa, creando così un pippiolino. Facciamo una maglia alta che deve entrare nella prima maglia alta del nostro archetto. Quindi, prima maglia alta. Dopodiché facciamo di nuovo 3 catenelle, una, due, tre, entriamo nella prima delle tre e facciamo una maglia bassa. Raccogliamo il filo e facciamo una maglia alta nella seconda maglia alta sottostante. Facciamo un altro pippiolino, quindi 3 catenelle, una, due. Entriamo nella prima e facciamo una maglia bassa. Chiudiamo con una maglia bassa. Raccogliamo il filo, facciamo una maglia alta nella successiva maglia alta sottostante. Sostanzialmente, su ciascuna maglia alta del nostro ventaglio, dobbiamo fare una maglia alta e un pippiolino. Il risultato saranno maglie alte separate ciascuna da un pippiolino. I pippiolini sono costituiti da 3 catenelle chiuse su se stesse da una maglia bassa. Quindi 3 catenelle chiuse su se stesse da una maglia bassa. Ora facciamo la maglia alta nella maglia sottostante successiva. Pippiolino. Due, tre, maglia bassa. Raccogliamo il pippiolino e maglia alta, che entra nella maglia alta sottostante. Pippiolino. Maglia alta. Pippiolino. Maglia alta. Ora abbiamo lavorato tutte le 8 maglie alte, andiamo a chiudere con una maglia bassa nell'archetto successivo. E da qui partiamo direttamente con una maglia alta che entra nella prima maglia alta del ventaglio successivo. Quindi maglia alta, accidenti, raccolgo il filo, maglia alta. Pippiolino. Pippiolino, uno, due, tre.
l'ultima di questa serie, quindi vado a chiudere con una maglia bassa nell'archetto successivo. E mi porto direttamente con una maglia alta nel ventaglio seguente, riprendendo la sequenza maglia alta pipiolino. Questo fino alla fine del giro. Molto bene, siamo arrivati a questo punto, all'ultimo ventaglio e quindi alle ultime 8 maglie alte da fare sempre separate dal nostro pipiolino. Abbiamo fatto l'ultima, andiamo a chiudere nell'anellino piccolino che abbiamo fatto con una maglia bassa. Abbiamo finito. Questo è il risultato. Abbiamo finito anche questa lavorazione. Ora non ci resta da far altro che tagliare il filo, portarlo fuori e con i nostri aghi da lana andare a coprire, a nascondere i fili di lavorazione. Io qui ora avevo del filo che avevo già utilizzato e quindi ne ho 100 di fili di lavorazione da nascondere, ma un po' alla volta, insomma, facciamo tutto. Ok. Cominciamo da questo. Nascondiamo bene il filo all'interno della lavorazione in maniera che diventi praticamente invisibile. Molto bene. Questo l'abbiamo nascosto. Tagliamo bene base e procediamo nascondendo anche tutti gli altri. Ok, ci rivediamo quando abbiamo finito di nascondere tutti i fili. Molto bene, le nostre coppe a questo punto sono concluse, sono bellissime, sono veramente molto belle. Non ci resta però da fare che un'ultima cosa, ovvero il laccio che andremo a legare dietro la schiena. Io ho lavorato una catenella che poi ho lavorato interamente a maglie alte. Voi potete decidere di fare così come ho fatto io, oppure potete decidere di lavorarla a maglie basse, così come abbiamo fatto quelle che vanno legate dietro al collo. È assolutamente indifferente, dipende dal gusto personale e non cambia niente. L'unico punto che vi faccio è prendete bene la misura sia di questa che di quelle che vanno allagate dietro al collo, in maniera tale da poterle legare agevolmente anche da sole. Per passare poi il filo sui buchetti che abbiamo preparato qui sotto, basta semplicemente passarlo così con le mani, non ci passa veramente tranquillamente perché abbiamo fatto le maglie alte, quindi che voi lavoriate il laccio a maglie alte o che lo lavoriate a maglie basse è assolutamente indifferente. A questo punto abbiamo veramente finito il nostro splendido lavoro. E vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere tutte le fantastiche idee che ho in serbo per voi, perché ne ho davvero tantissime. Mettete il vostro like e a presto. Ciao!